Ciao a tutti quanti e benvenuti in questo nuovo video. Yuki sta impazzendo, ha deciso di rimanere qua in camera con me perché mi devo chiudere in camera per riuscire a parlare tranquillamente. Il tema del video di oggi, come avete potuto leggere dal titolo, cosa non fare quando ci si approccia al mondo fit, quando si iniziano a seguire le fitness influencer. Mi reputo anche io, tra virgolette, insomma, inserita nell'ambito, però mi sento molto spesso molto distante da quel mondo lì. Oggi sono qui per parlarvi di quello che non dovete fare quando volete imitare queste ragazze. Sono cose che ho potuto valutare io negli anni, quindi non sto parlando a vanvera e non sto attaccando nessuno. Io nella mia vita ho sempre mangiato abbastanza bene, in famiglia mia comunque ci sono sempre state tante verdure e non facevamo mai cose molto pesanti. La famiglia del mio ragazzo, un semplicissimo minestrone si fa molto più pesante rispetto per esempio a casa mia, si fa prima il soffritto, viene una roba buonissima, però ovviamente più pesante. Comunque quello che volevo dire è che io ho sempre mangiato abbastanza bene, ecco, entrando in questo mondo di Instagram, di queste ragazze qua, fit influencer così, e il mondo fit, sicuramente mi sono venute molte più paranoie. Però io, non per tirarmela, però mi reputo una persona forte, nel senso che non mi sono mai lasciata troppo trasportare da questi loro modi di fare, da certe paranoie che prima queste ragazze avevano, e comunque ora adesso si vede che hanno trovato un equilibrio, non tutte quante, però insomma, sembra che siano migliorate anche loro, quindi non trasmettono per fortuna più quello che trasmettevano allora. So perché, e lo dico perché so benissimo che su Instagram ci sono tantissime persone con molti disagi col cibo, non solo su Instagram, ovunque, però ne parlavo giusto appunto l'altro giorno con una nutrizionista. Che sono aumentati proprio i casi di ragazze piccoline e anche di maschi ultimamente con problemi alimentari. E se prima la media magari era quella alle superiori, insomma nell'età 15-16 anni, adesso si è molto abbassata, anche 12-13. E io da quando sono entrata in questo mondo di Instagram, dei social, l'ho subito visto quante ragazze avevano questi problemi. E quindi già da allora, insomma 4-5 anni fa, ne era già pieno. Ecco, io sono qui per cercare di risolvere queste paranoie dicendovi cosa non dovete fare assolutamente che vedete fare da queste ragazze. Prima di tutto, mi sono fatta anche una bella lista, mai fatta per fare i video, come sono stata bravina. Parliamo del pane, pasta, riso, gallette. Quello che si vede da queste ragazze, mai pane, quasi mai pasta, solo ste dannate gallette. Queste qui. Loro ce le hanno ovunque, pacchi pacchi di gallette, sempre, a colazione, a pranzo, a cena. Io dico, ma sembra ste gallette ma bagnate, madonna mia, sono buone, eh? Sì, si mangiano, perché anch'io le mangio qualche volta. Periodi in cui ho una gran varietà di gallette tostate, provate le tostate, sono strabuone. Soprattutto quando ce le avete aperte da un po', che sono mollicce, che non fanno cacare, ancora di più. E le tostate un po' in padella o in quello dove volete e diventano veramente buone. Però fanno trasparire il messaggio del solo gallette per avere questo mio fisico. Magari non è loro intenzione. Loro condividono solamente il loro percorso, però facendo sempre vedere se dannate gallette, poi fai sempre vedere il tuo fisico, i tuoi traguardi, tutto quanto, alla fine poi la gente che magari non ti segue neanche sempre, quindi non ha sentito che tu lo hai spiegato, questo è il mio percorso, no, non è obbligatorio mangiare solo gallette. Chi magari viene ogni tanto sul tuo profilo così si vede solo sempre queste gallette e pensa, ok, per mangiare e essere come lei devo mangiare solo gallette. Quindi io vi dico no. Mangiate il pane, mangiate la pasta, mangiate il riso, perché tanti valori nutrizionali sono quelli lì. Anzi, le gallette, se non erro, per 100 grammi hanno un po' di più di carboidrati rispetto a 100 grammi di pasta. Quindi, ovviamente però un pacco da 100-130 grammi di gallette vi sazia molto di più rispetto a 100 grammi di pasta bianca, così insomma. Cioè, a me 100 grammi di pasta saziano, poi soprattutto a maggior ragione se ci metto anche proteine, verdure, olio, così, vabbè, però molte ragazze dicono che non saziano 100 grammi di pasta. Ovviamente le gallette riempiono molto di più, cioè a me 30 grammi di gallette, 50 grammi di gallette, le mangio molto più lentamente rispetto a 50 grammi di pasta, 50 grammi di pasta mi vanno via, dove sono? Yuhu! E quindi insomma,
C'è chi le usa principalmente, io spero sia principalmente per questo, quindi quando voi vedete queste ragazze che mangiano le gallette, lo fanno, dicono, perché appunto saziano un po' di più, perché magari stanno seguendo un regime alimentare non troppo alto in carboidrati, quindi preferiscono mangiare, piuttosto che 50-60 grammi di pasta, mangiare 50-60 grammi di gallette. Quindi questo io spero sia l'unico motivo. Tu invece, se non stai seguendo, non hai nessun obiettivo specifico di tiraggio mega galattico, mangia benissimo i tuoi 80 grammi, 90 grammi, 100 grammi di pasta con serenità, che raggiungerai benissimo dei risultati. Io infatti mangio sempre pane, riso, pasta, le gallette le mangio proprio di rado, perché comunque è molto più buono un piatto di pasta. Dai, su. Comunque, altra cosa che vedete sempre da queste fit influencer è lo yogurt greco. Zero. Zero. Lo zero. Ovunque sto zero. Sempre yogurt greco. Sempre sto zero qua. Perché zero? Zero vuol dire 0 grammi di grassi per 100 grammi di prodotto. Ora, ci sono anche le altre varianti, il 2 e il 5. Non so se ce ne sia anche uno in più. 2 e 5 vuol dire 2 grammi di grassi per 100 e l'altro 5 grammi di grassi per 100. I 5 grammi di grassi per 100 è buonissimo. Lo zero è molto acido, a mio avviso. Poi se ci riuscite a mettere un po' di miele, dolcificanti vari, zucchero così, migliora assai. Queste ragazze qui mangiano sempre solo lo zero. Rarissime volte ho visto il 2, perché il 2 c'ha 2 grammi di grassi. Ma ha 2 grammi di grassi? Manco si vedono 2 grammi di grassi. Perché non vi mangiate mai quello 2 o il 5? Vabbè, vi mettete un po' meno frutta secca, perché se state conteggiando magari un po' i macronutrienti, tra i quali i grassi, e lo yogurt greco se lo prendete al 5, ci sono quei 5 grammi di grassi in più che andrete a conteggiare, ovviamente, se state seguendo e monitorando i vostri macronutrienti. Benissimo. Bene, togliete quei 5 grammi di grassi, mettete un po' meno frutta secca e vi mangiate quello yogurt greco al 5. È buonissimo! Lo yogurt zero, dai, non mi venite a dire che è più buono di quello 2 o quello 5, che cacchio, su! Per chi è nuovo del mondo, per chi vuole iniziare a mangiare un po' meglio, un po' queste cose qui, darci un po' di un occhio, così, prendetevi lo yogurt al 2 e al 5. Boh, se vi piace talmente... Se vi piace talmente tanto lo yogurt zero, prendetelo, eh. Però io sono qui per togliervi quel puntino, quella fissa del loro mangiano lo zero, lo devo prendere anche io. No. Prendetevi anche gli altri, che sono buonissimi. Altra cosettina. Salse. Avete mai visto da queste ragazze della maionese classica, se non light, zero, oppure tutti surrogati che vendono magari in molti siti online? Si vedono praticamente solo quelle lì. Perché? Ma soprattutto le salse zero... vuol dire appunto che non hanno calorie e quindi vi danno solo un po' di gusto, che io alcune ne ho provate, ma... La maionese, anche quella classica con tutti i grammi di grassi che ha, io la uso benissimo. Magari, ecco, se mi mangio del pesce, mi piace tantissimo la maionese sul pesce, non metto l'olio, metto un po' di maionese. Allora, al giorno d'oggi, già da un po', ci sono tantissime app, oppure basta che digitate su internet se volete un attimo fare il confronto tra l'olio e la maionese, per esempio. Praticamente l'olio ha solo grassi, la maionese ha anche un pochettino di zuccheri, forse un po' di carboidrati, uno sputacchio di proteine, però ha la maggior parte grassi. Quindi basta che fate il confronto a quanto olio corrisponde il tot di maionese. Questa qui è proprio l'estremizzazione, eh. La utilizzate come fonte di grassi. Non c'è bisogno di prendere per forza quella zero, quella ultra, ultra light, perché avete queste paranoie. Quindi, mi raccomando, anche il ketchup, quelle cose lì, ma hanno pochissime. Cioè, a meno che non ne usate una svalangata tutti i giorni. E che cacchio, ragazzi, su. Quindi, piuttosto che mangiarvi le salse zero, comunque non vi danno una gran soddisfazione, ogni tanto fatevi un po' di maionese, un po' di ketchup, un po' di salse. Poi sicuramente ci sono marchi migliori che utilizzano meno zuccheri, perché spesso si trovano zuccheri nelle salse, tipo ketchup, salsa barbecue, e magari riuscite a trovare il marchio che ne ha di meno. Quello secondo me è una buonissima cosa da tenere d'occhio. Quando entri nel mondo fit esiste solo l'avena e soprattutto l'avena aromatizzata. Non esiste nient'altro. Tutte le altre farine non esistono più. Poi, soprattutto queste ragazze qua, queste fit influencer, collaborano spesso con dei brand, quindi utilizzando i loro prodotti vi fanno vedere maggiormente
quei prodotti lì, farina d'avena aromatizzata, quelle cose. Anch'io collaboravo con un brand tempo fa che aveva tantissimi di questi prodotti qua, utilizzavo anch'io le farine aromatizzate stradolci e infatti le mischiavo con altre farine. Quello che voglio dire è, non per forza dovete utilizzare le farine aromatizzate, soprattutto non dovete utilizzare per forza la farina d'avena. Avete la farina 1, la farina 2, la farina 0, integrale, farina di farro, farina... utilizzatele, vanno benissimo. Non dovete per forza utilizzare la farina di avena o quella aromatizzata per raggiungere dei livelli di fisico. Quindi state sereni e usate tutte le farine che avete in cucina, in casa. Altra cosa che vedo da queste ragazze qua è l'eliminazione totale dei biscotti da supermercato. Devo dire che ultimamente ci stanno venendo molto incontro sfornando biscotti senza zuccheri. Gli ingredienti stanno anche molto migliorando, quindi non siamo più magari ingredienti di una volta in cui c'era un po' di tutto e di più. Adesso sicuramente i biscotti sono fatti bene e stanno utilizzando anche delle alternative diverse allo zucchero bianco o di canna, utilizzando dei dolcificanti che non hanno zucchero, cioè non apportano il livello di zucchero che apporta lo zucchero classico. E ormai ci sono tantissimi biscotti senza zuccheri aggiunti ma con dolcificanti, fate benissimo e non costano tanto. Però io vedo che queste persone non li utilizzano mai, ma neanche che ci sia a caso una volta una gocciola, un voglino, così. Non ci sono mai, perché loro dicono mi piace la mia alimentazione, voglio raggiungere i miei obiettivi, quindi quei biscotti lì non li utilizzo. Benissimo. Tu invece che non hai chissà quali specifici obiettivi, vuoi solamente insomma approcciarti un po', cercare di mangiare un po' meglio, così prenditi i biscotti. Ovviamente devono essere utilizzati consapevolmente, quindi magari non tutti i giorni, non tanti biscotti, non come snack ogni momento. Ogni tanto di mattina, se hai voglia di qualche gocciola, perché ti piace la gocciola, ti piace il pan di stelle, anche a me piacciono tantissimo, mangiateli. Io che non sto giudicando queste ragazze, io sto dicendo a te, che vedi queste ragazze che mangiano in un certo modo, tu stai tranquilla, non devi eliminare del tutto i biscotti, fanne un uso più consapevole. Altra cosa è mangiare sempre solo pollo. Io vedo sempre solo pollo o un pesce bianco. E esistono tanti altri tipi di cose che si possono mangiare, quindi non fermatevi solamente al petto di pollo, per carità di Dio. E poi comunque non esiste solo carne o pesce, ci sono, se volete provare, tantissime altre varianti veg, per esempio tofu, seitan, burger, vari veg. Io ne utilizzo tantissimi, basta un po' trovare quello che ci piace. E se volete ricette con il tofu trovate qui il video, ne feci uno un po' di tempo fa. Anche per esempio i fiocchi di latte potete utilizzare, le ricottine un po' più magre, le mozzarelle un po' più magre, se non volete comunque mangiarvi una mozzarella di bufala che è buonissima e ogni tanto mangiatevela, però ha molti molti grassi e per esempio a me fa finire subito in bagno. Quindi insomma per un uso un pochino più quotidiano la mozzarella light io la consiglio vivamente, io la mangio poi una volta a settimana. Insomma non esistono solo, soprattutto non esiste solo pollo. Queste ragazze magari lo mangiano per comodità, posso capire che per comodità queste ragazze utilizzano sempre le stesse fonti, ma se tu hai la possibilità mangia altre cose, non solo quelle lì. Poi ultima cosa credo, magari invece ci sono tantissime altre cose di cui vorrei parlarvi, per ora mi soffermo su questo. Mai, non vedo mai da queste ragazze qualche snack nel senso, non so, un Kinder Bueno, un Kinder fetta al latte, gli M&M's, qualche patatina. Ora io capisco che ovviamente quando si hanno obiettivi specifici, che poi cosa vuol dire obiettivi specifici? Solitamente l'obiettivo specifico è una gara dove devi mostrare il tuo corpo, quindi è estetica, ma un obiettivo specifico nel dimagrimento, ok, state seguendo una dieta con un nutrizionista con un obiettivo specifico, però il nutrizionista bravo non vi dirà mai elimina assolutamente quelle cose, cioè snack, robe varie, perché solitamente vi lasciano comunque un margine e mangiare insomma qualcosina che vi stuzzica senza ovviamente esagerare. Invece quando magari iniziate a seguire queste ragazze non le vedete mai con qualcosa del genere e loro dicono che hanno degli obiettivi, che però dicono che non sono obiettivi di gara, sono obiettivi che si sentono meglio vedendosi in un certo, con un certo... Quello che vi voglio dire è, se vi piacciono queste cose, mangiatele. Ovviamente, come dicevo, ho detto per tutto il video, fate un uso consapevole di queste cose, perché comunque sono cose molto caloriche, con tanto zucchero,
E ovviamente devono essere uno sfizio ogni tanto, se volete comunque approcciarvi a uno stile di vita un pochino più sano, non dovete assolutamente eliminare nulla. Quindi con questo video voglio solo dirvi del cercare di sensibilizzare al fatto che queste ragazze stanno facendo quello che vogliono loro, cioè stanno seguendo dei loro obiettivi che non devono essere per forza anche i vostri, quindi non imitatele. Soprattutto se questo vi crea poi un disagio, cioè se state bene è un conto, però spesso ricordatevi che non conosciamo i nostri disagi, pensiamo di stare benissimo, invece poi ci mancano tante cose, ci vengono fuori tante pare che prima non avevamo. Quindi cercate di seguire queste ragazze, ma tenendo sempre un occhio distante, ecco. Voi avete la vostra vita, loro la loro, loro stanno facendo quello che interessa a loro. Ma non per forza, per raggiungere un fisico che vi possa dare tante soddisfazioni, dovete mangiare solo quelle due o tre cose in croce. Per esempio, questa sono io e io riesco comunque a mantenermi. Poi magari a te fa schifo questo mio fisico, mi vedi chissà cosa, flaffida, che ne so. Però io non mi privo praticamente di nulla, cerco di mantenere un'alimentazione abbastanza controllata senza però andarci giù di testa senza privarmi delle cose, quindi anche in settimana se mi capita di mangiare qualcosa che uno direbbe è sgarro, per me non lo è. L'importante assolutamente è anche allenarsi, quindi se volete intraprendere un percorso di allenamento, di un'alimentazione più controllata, comunque è tutto l'insieme che poi vi porta a dei risultati e datevi tempo. Io spero davvero che con questo video io possa avervi chiarito un po' di cose. Penso che ce ne sia un po' bisogno di fare questa chiarezza, perché su Instagram un po' si vedono ancora tante cose che non vanno molto bene. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile, se mi sono espressa bene e noi ci vediamo al prossimo. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando.